MCS o sensibilità multipla, questo è il nome di una sindrome progressiva, organica, irreversibile e gravemente invalidante che può svilupparsi in seguito all'esposizione a sostanze tossiche come l'inquinamento, i detergenti e i profumi. Si stima che il 3% della popolazione ne sia affetta, quindi oltre 2 milioni di italiani. Spesso le difficoltà investono anche l'alimentazione e si va progressivamente verso un isolamento che costringe anche i familiari ad adeguarsi alle esigenze del malato che rischia laringospasmi, broncospasmi e lo shock anafilattico ogni giorno. L'aspetto più drammatico, oltre a una quotidianità sconvolta e in solitudine, è il non poter essere assistiti nelle strutture ospedaliere che non sono attrezzate perché la sindrome non è riconosciuta a livello nazionale. Albina Alghisi, presidente di MCS Anima, racconta la patologia. È una malattia neurotossica metabolica di origine organica. E, allora, per far capire al meglio alle persone, come se si soffrisse di gravi allergie per qualunque cosa, soprattutto per sostanze di origine chimica. Di conseguenza il malato è costretto a vivere nel quasi completo isolamento. Allora, le sostanze che possono dare problemi sono detergenti di uso comune, quindi ammorbidenti, profumi, esalazioni, ma anche vernici, fumi dei camini, tutto quello che in pratica sono esalazioni, appunto, come dicevo, in particolar modo di origine chimica. Allora, con questa patologia si presenta svariati sintomi. I più gravi sono lo shock anafilattico, il broncospasmo e i laringospasmi, ma anche fibromialgia, stanchezza cronica, cefalie, violente cefalie, disturbi gastrici, al punto che comunque si perdono gli alimenti, si perde la tolleranza agli alimenti, ai tessuti. Per fare un esempio, io devo vivere costantemente in un ambiente incontaminato. Per incontaminato intendo dire nessuno può entrare in casa se indossa vestiti lavati con detergenti di uso comune. Quindi mio marito, mia figlia in particolare, anche perché poi in casa mia non viene nessun altro, devono, prima di entrare, abbiamo fatto un'entrata apposita dalla lavanderia in cui loro si spogliano, si decontaminano da tutto quello che raccolgono in giro e possono indossare vestiti lavati con i miei detergenti. Di conseguenza riusciamo ancora a avere, cioè riesco ancora a convivere con delle persone, altrimenti non mi sarebbe possibile. Il malato di MCS, per assurdo, nonostante il fatto la costante infiammatoria che alla base della patologia porti a riscontrare negli anni malattie degenerative come possono essere ictus, infarti, ma anche la SLA, la sclerosi multipla e comunque in generale tutte le malattie degenerative, dovremmo a maggior ragione avere la possibilità di accedere agli ospedali per fare queste indagini di routine, questo screening. Per assurdo noi non è concesso entrare negli ospedali, nel senso che se è strettamente necessario entro con questa mascherina, all'ultimo minuto faccio l'esame del caso, poi esco di corsa, torno a casa e mi lavo completamente, perché quando sono costretta ad accedere a un ambiente che non è bonificato, non è l'ambiente di casa mia, lo devo fare col cappellino per evitare che i capelli assorbano degli odori che poi non riuscirei a togliere. Lo devo fare con la mascherina ben coperta e poi a casa devo completamente decontaminarmi. In Italia è riconosciuta come rara, ma rara non è, in 7 regioni. Ma anche là dove è stata riconosciuta di fatto non è stato fatto niente, tranne che per un centro di diagnosi nel Lazio. È riconosciuta invece in altri stati all'estero e in altre nazioni all'estero, ma non è riconosciuta in Italia. Secondo me sono più fattori. Uno di questi è che è una malattia ambientale, quindi dà fastidio agli interessi dell'industria. Riconoscere che l'ambiente è malato vuol dire anche prendere degli accorgimenti. Noi malati siamo stati in Lombardia a chiedere il riconoscimento, ma non c'è mai stata data una risposta chiara, se non che ultimamente adesso si prende
la scusa che si devono fare dei tagli di 1 milione di euro per la sanità, cosa che io non accetto perché non accetto che mi si dica che sulla mia salute e la salute di chi sta male si facciano dei tagli, si facciano tagli ad altre cose meno importanti. Sarebbe comunque importante che la patologia venga riconosciuta a livello nazionale, così da avere delle linee guida che siano uguali per tutte le regioni, quindi anche dei protocolli di ospedalizzazione, cosa che adesso non c'è, per cui no, per noi non è possibile accedere tranquillamente a una struttura pubblica, perché se questi protocolli non vengono adottati, per noi è un rischio accedere appunto a un ospedale. Si parla del 3% della popolazione anche per quanto riguarda l'MCS, appunto, anche se molte persone ancora non sanno di avere questa patologia. Appunto perché è polisintomatica, il medico condotto si trova di fronte a una persona che ha talmente tanti sintomi da pensare forse potrebbe essere depressione, potrebbe essere una malattia psicosomatica. Ed invece purtroppo tutti questi sintomi sono testimonianza dell'MCS. L'associazione ANIMA è l'acronimo di Associazione Nazionale Italiani Malati. È un'associazione che nasce appunto in Lombardia, ma è un'associazione nazionale. È un'associazione di volontariato che si occupa di divulgare la conoscenza della patologia, di dare supporto psicologico e di ogni altro tipo ai malati. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook Associazione MCS Anima o scrivere a info@mcsanima.it. Facciamo conoscere questa sindrome, essendone consci e parlandone, informeremo gli altri e aiuteremo chi soffre di questa patologia. Rifaccio un appello alle istituzioni, in particolar modo alla Regione Lombardia, perché prenda una posizione e riconosca finalmente questa patologia, in quanto i malati di MCS vivono in condizioni precarie sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda la situazione economica. Ovviamente a noi serve riconoscimento per avere strutture in grado di innanzitutto ospitarci, e in secondo luogo anche di curarci. Vorremmo la possibilità anche di avere un sostentamento, come è successo per la Regione Marche, un sostentamento che ci aiuti ad affrontare le spese quotidiane. Nella Regione Marche vengono riconosciuti 500 euro per l'acquisto di prodotti di uso comune, come per esempio prodotti di origine alimentare e detergenti per la cura della persona. E poi vorrei fare un appello anche al ministro Lorenzin, che per sua stessa missione dice che l'Italia rischia un'accusa di discriminazione in quanto la patologia è riconosciuta a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Quindi sarebbe ora che la patologia venga riconosciuta a livello nazionale, così che tutti i malati abbiano gli stessi diritti.